Pesco, prego. Grazie Presidente, grazie per queste vostre informazioni che ci avete portato. Chiedo delle cose su questi argomenti, soprattutto sulle moratorie. Abbiamo visto che hanno avuto un grande successo, nel senso sia quelle previste dalle leggi dello Stato, Fondo Gasparrini e altre, e sia quelle invece di libera iniziativa delle banche. Innanzitutto chiedo se non sarebbe opportuno, secondo voi, estendere le moratorie almeno fino a dicembre, visto che la situazione, insomma, non è ancora rosea. Volevo chiedere, visto che vi sono moratorie pubbliche e moratorie di iniziativa delle banche, se non sarebbe opportuno standardizzare i metodi di accesso a queste moratorie, anche se logicamente si andrebbe un po' a incidere sul libero mercato, però magari trovare dei metodi comuni potrebbe essere sicuramente, forse potrebbe essere utile. Nel fondo Gasparrini paga lo Stato, invece delle altre moratorie pagherà il debitore con più interessi su ciò che ha rimandato più avanti come pagamenti. Quindi mi chiedo, è così essenziale che nel fondo Gasparrini paghi lo Stato? Capisco che è il fulcro di questa iniziativa, però visto che la moratoria sta in piedi anche senza contributo pubblico, mi chiedo, è così necessario che nel fondo Gasparrini ci sia questa parte pagata dallo Stato? Sempre sulla moratoria, volevo chiedere se non potrebbe, e sull'escussione delle garanzie, se potrebbe essere utile in futuro pensare a una specie di moratoria nel momento in cui lo Stato si troverà a dover pagare le garanzie. Nel senso, mi spiego meglio, se un'azienda dovesse dare segni di ripresa, ma in quel momento non ha ancora liquidità per poter affrontare il pagamento di questo debito, potrebbe essere utile pensare a un sistema per cristallizzare la situazione e magari rimandare di qualche mese l'inizio del pagamento delle rate, di modo da dare qualche mese in più sostanzialmente alle date. Poi una domanda sul vostro lavoro, sulle segnalazioni. Quindi se le vostre segnalazioni che avete ricevuto qualcosa ci ha detto e la ringrazio, però state pensando anche a delle sanzioni per le banche che magari non si sono comportate in modo chiaro. E poi sulle aziende che non riusciranno a chiedere finanziamenti con liquidità, perché le banche fanno comunque merito creditizio. Ecco, si può immaginare qualche soluzione per le aziende che non sono riuscite ad accedere alla liquidità? Lo so che non è facile come domanda, anche noi ce lo siamo posti molto, però un salvagente per queste aziende secondo me va cercato. Grazie. L'onorevole Pesco faceva riferimento all'estensione delle moratorie a dicembre, è una possibilità. A livello europeo, già adesso si sta discutendo di estendere il blocco della distribuzione di dividendi a dicembre o a gennaio. Fino adesso la Banca Centrale Europea, e la Banca d'Italia hanno parlato di bloccare la distribuzione dei dividendi delle banche fino al 1° di ottobre, quindi è possibile certo che una estensione possa essere concessa. Si tratterà di vedere come evolve la situazione, anche in questo caso, come in altri degli interventi e dei suggerimenti che sono stati avanzati, c'è una tensione tra lo spostare avanti e il redde rationem che a un certo punto può verificarsi. Parlo ad esempio della proposta che è stata avanzata di bloccare i rating. Questa questione è discussa ampiamente a livello europeo. Molte delegazioni di vari paesi equiparano il blocco dei rating alla rottura del termometro. Nella metafora di chi appunto si misura la febbre al malato, ecco, c'è chi dice che bloccare il rating, bloccare il meccanismo del rating equivale a non voler vedere la malattia sostanzialmente. Ora, questa chiaramente è una metafora che coglie solo una parte della storia, perché l'altra parte della storia è che i rating retroagiscono, ahimè, non sono come il termometro che non retroagisce sulla salute del malato. I rating effettivamente retroagiscono in maniera pesante sulla salute del malato. Però, di nuovo, si tratta di gestire due esigenze che sono in forte tensione l'una dall'altra. Altri emendamenti di cui ho sentito parlare e di cui ho letto riguardano la centrale dei rischi. Anche lì c'è chi sostiene che si dovrebbe bloccare in maniera più o meno radicale la classificazione a NPL all'interno della centrale dei rischi. Diventa molto complicato perché se si perdono le ancore anche da parte degli intermediari, poi diventa difficile anche continuare a erogare credito in maniera razionale e allineata a quello che succede nei paesi
nei paesi industrializzati. Standardizzazione di moratorie pubbliche e private, ma credo che ci sia un discreto grado di standardizzazione. Abbiamo contezza che le banche, non riuscendo in alcuni casi ad accedere alle moratorie pubbliche, abbiano attivato moratorie private e poi passato il debitore sulle moratorie ex DL. Quindi non so quale altro grado di armonizzazione possa essere adottato, però se ci sono proposte le vedremo volentieri. L'onorevole Pesco faceva riferimento anche al fondo Gasparini chiedendosi perché paga lo Stato. Io ho capito che paghi lo Stato perché al fondo Gasparini hanno accesso dei debitori particolarmente bisognosi, non a caso si parla di prima casa, quindi c'è una esigenza di tutela per dei debitori particolarmente deboli. Personalmente non vedo diciamo cose da aggiustare su questo fronte. Sempre Pesco faceva riferimento a sanzioni alle banche per eventuali comportamenti scorretti. Ora, il tema delle sanzioni è un tema molto ampio, molto articolato ed è molto ben regolamentato dalla legge. Le sanzioni vengono applicate sulla base di fattispecie specificamente riconosciute nel TUB. Tutto ciò di cui stiamo parlando credo che sia molto lontano da un processo sanzionatorio. È difficilissimo, credo, su questa base, per il fatto che una banca non eroga credito, arrivare a una sanzione. Quello che si può fare, che la Banca d'Italia fa e consente ai cittadini di fare, è di attivare una macchina che consente al cittadino di portare all'attenzione di un'istanza superiore il malfunzionamento o la discriminazione. Noi abbiamo appunto degli esposti alla Banca d'Italia. Se l'esposto non dà esito, perché a seguito dell'esposto la Banca d'Italia si attiva con l'intermediario ma può non riuscire ad arrivare a una soluzione condivisa, c'è la possibilità per il consumatore, sia esso un'impresa, sia esso una famiglia, di rivolgersi all'arbitro bancario e finanziario e poi di rivolgersi al giudice. Quindi se ci sono delle imprese o delle famiglie, come diceva la Presidente Rocco, se ci sono evidenze chiare di comportamento scorretto, discriminatorio da parte della banca, bisogna che il cittadino si prenda la briga di ricorrere in giudizio, utilizzando appunto questi strumenti e questi canali. Quello dell'arbitro bancario finanziario è uno strumento molto snello che dà delle risposte in tempi ragionevoli rispetto a quelli della giustizia ordinaria e può, in effetti, se riesce a dimostrare che il comportamento è stato effettivamente discriminatorio, riesce ad avere ragione. Da qui a dire che sia possibile sanzionare le banche sulla base di questi comportamenti è più complicato, perché le banche, non ci dimentichiamo, che sono delle imprese come le altre. Noi qua abbiamo diviso il mondo in banche e altre imprese. Le altre imprese sono colpite dalla crisi, le banche no. Questa è una proposizione fallace. Le banche verranno colpite dalla crisi, questo è poco ma sicuro. Le simulazioni che abbiamo non sono rassicuranti su questo fronte. È evidente che una perdita di PIL, sia essa del 9%, sia essa più elevata, non potrà non incidere sulle imprese e a catena sulle banche. Quindi occorre ricordare che le banche sono imprese di mercato.